vado a presentare un dato, considerando che il bilancio di revisione oggi è l'ultimo giorno, non mi pare che ci siano proprio ancora sicure, si paventano, e allora doveroso proprio stamattina convocare il Consiglio Comunale mattina prevedendo che un bilancio per la sua circolazione possa consumare il dovere di dibattito. Se l'avessi fatto nel pomeriggio. E il revisore dei conti. Adesso lei mi fa parlare. È mezzo. Allora, no, perché giustificazionismo. Allora, quindi il Consiglio Comunale stamattina andava convocato in questa giornata convocato di mattina. Per quanto riguarda invece la convocazione dei revisori che lei sta facendo scegliere, mi è stato chiesto di fare di mattina dai firmatari della sottoscritta sottoscritto il documento per riconvocare il Consiglio Comunale sul tavolo delle regioni di revisione. Ma mi troverò prima di dare questa polemica tecnicistica e non politica, di fare un chiarimento al Consiglio Comunale, in ordine al fatto che il Presidente del Consiglio di maggioranza, perché io sono stato eletto da questa maggioranza del Presidente del Consiglio, poi contro il rinvio. Perché è grave quando ha firmato la consigliera Toriano quando vede in aula e siccome io faccio le richieste, le proposte che ha fatto il consigliere Toriano durante il tempo, quando ha detto che la politica non ha partecipato alla redazione di questo bilancio. È un fatto gravissimo perché da quando io intendo di essere da più anni consigliere comunale, quando faccio il consigliere comunale, mai è successo che un bilancio sia stato preconfezionato e portato in consiglio comunale. Dove le forze politiche demandate dal popolo fanno le scelte, i consiglieri comunali fanno le scelte andate da appartenenze, di centro, di sinistra o di destra. Allora questo è il dato che emerge stamattina. È un fatto che non poteva non essere rilevato e ho fatto in modo che ciò venisse rilevato, anche perché il sindaco è forse l'unico a conoscere questo bilancio, visto i rapporti personali con l'assessore, non può pensare, come ho detto riservatamente, lo dico stamattina pubblicamente, di fare il commissario prefettizio in questa città e non fare il sindaco. Questo è il dato che viene fuori. Guarda, il commissario che dice un organo monocratico, fa le decisioni, le esplenda e non si assume la responsabilità perché un organo monocratico è mandato alla prefettura. Il sindaco eletto dal popolo scoglie passaggi con la politica e con la democrazia che vince all'interno del consenso civico. Questo è il dato che viene fuori. Allora stamattina non è che ci stiamo nascondendo dietro il dito come pure ha fatto apparire il consigliere Andrea, ma stiamo invece facendo uscire fuori le creme che stanno in questo Consiglio Comunale. Questo è dato che legge, sarebbe necessario, io dico oggi, che anche su scelte così importanti, annunciato il consigliere Toriano quando dice che ci sta facendo l'esternizzazione dei tributi e sono contenuti in questo bilancio, è gravissimo perché la classe politica presente in questo Consiglio non ne sa niente. Questo è dato che viene fuori. Allora io non voglio più nascondere alla città che c'è una situazione, perché forte del fatto che per la prima volta c'è dovesse tornare nella società, ho cercato di lavorare certe cose in due anni, non ci sono riuscito, oggi è venuto il momento della verità. Usciamo fuori, oggi questa maggioranza prova la coesione della sua interezza e non con i singoli, con la sua interezza 17, 20 o quant'altro, io dico 17, per il mio convincimento personale. Però voglio dire che è necessario che questa maggioranza prenda atto che esiste una democrazia che va scontata attraverso i consiglieri comunali eletti dal popolo e sono rappresentanti del popolo, o altrimenti quanto riguarda questo percorso quando è finito. Grazie.